Buongiorno, buongiorno cari amici. Il sorriso è d'obbligo perché questa è una trasmissione che dovete vedere, è di quelle che vi stupiranno perché siamo in paradiso. Lo dicevo al direttore di questo parco che ha un nome lunghissimo. Vittorio Ducoli, buongiorno. Buongiorno. Il parco di Parco naturale di Paneveggio, Pale di San Martino. Le pale le abbiamo qui dietro e sono una bellezza. Agli amici poi faremo vedere anche un po' del resto, un po' perché questo è un luogo che, passato in una giornata, in due giornate, è difficile raccontarlo tutto, è così? Sì, perché è un territorio piuttosto ampio, il parco è ampio circa 20.000 ettari, ma soprattutto perché è su tre vallate, si estende su tre vallate, principalmente la vallata di Primiero, ma anche in Val di Fiemme, dove è presente appunto la foresta di Paneveggio che dà nome al parco, e in Val di Fassa, per cui diciamo attraverso lo snodo di Passo Rolle si può visitare un territorio estremamente diversificato. Lei che se ne intende di parchi, perché è stato direttore anche in altri luoghi stupendi, bellissimi, ma questa è una cosa straordinaria perché mette insieme un ambiente che è straordinario e diverso nel tempo stesso e poi è antropizzato molto dalla presenza dell'uomo, no? Sì, le Dolomiti che rappresentano un po' il parco, anche se il parco non è solo Dolomiti, sono diciamo così caratterizzate proprio da questo insieme di natura e attività tradizionali che hanno plasmato il paesaggio, per cui noi qui andiamo dai prati di fondovalle di fatto fino ai 3.000 e oltre metri delle pale di San Martino. Lei giustamente mi ha detto venga qui, cominciamo qui la trasmissione perché qui c'è la nostra sede, qui abbiamo poi anche un piccolo orto botanico, abbiamo le sale dove i ragazzi arrivano come oggi, vedono prima di entrare nel parco, vedono che cosa c'è, insomma qui c'è il cuore che dice, da qui il cuore pulsante che dice poi cosa sarà tutto questo parco. Sì, qui siamo in Val Canali dove abbiamo la sede del parco, Villa Vesperg. Villa Vesperg era la casa di caccia dei nobili che erano padroni di questa terra e qui abbiamo realizzato tutta una serie di opere e di attrezzature che ci permettono di mostrare a chi viene a Villa Vesperg che cos'è il parco. Chiaramente poi è necessario anche andare sul territorio, ma attraverso gli allestimenti del nostro centro visita e attraverso ciò che abbiamo realizzato nei giardini di Villa Vesperg si può cominciare a capire in che angolo di paradiso si è capitato. Una domanda che faccio sempre, c'è un'immagine, un simbolo, un animale piuttosto che una pianta che rappresenta questo luogo? Guardi, nel logo del parco è rappresentato il cervo, perché il cervo fino a pochi anni fa era comunque un animale raro sulle Alpi, presente in pochi luoghi. Oggi il cervo è molto più diffuso fortunatamente e direi che forse l'animale che più rappresenta il parco oggi è il gallo cedrone, che è un animale straordinario, il più grande uccello delle Alpi e che è molto raro ancora e che noi custodiamo con grande attenzione. Allora grazie, io prima di cominciare però mi permetto, visto che sono partito da Verona stamattina presto, beviamo un caffè e poi comincio il giro del parco accompagnato naturalmente dai suoi collaboratori. Benissimo, glielo offro. Grazie. Buongiorno Pier Giovanni, buongiorno. Ben trovato. Mi aspettava tanto? No. L'ho fatto attendere tanto. 5 minuti. Il parco, lei si occupa di ricerca, giusto? Sì, io lavoro per il parco, mi occupo di ricerca scientifica e conservazione ambientale. Quindi naturalmente cura anche vari progetti, segue vari progetti, fra cui quello che vedremo fra poco che riguarda la, cos'è, una reintroduzione, una conservazione? Sostanzialmente è un progetto di conservazione di una razza ovina autoctona che è la razza di Lamon. Quindi pecore? Pecore. Da questo punto di vista voi avete cercato di coinvolgere, parlavamo prima con il direttore, dell'antropizzazione, cioè delle persone che ci abitano, avete coinvolto naturalmente le persone, quelli che poi hanno anche per così dire la capacità, il mestiere, la conoscenza, la tradizione. Sì, abbiamo contattato alcuni allevatori che hanno dato la disponibilità per
allevare questa razza di pecore e con un contributo di un progetto LIFE siamo riusciti appunto ad acquistare una cinquantina di animali che sono stati dati a questi allevatori e che si comportano sostanzialmente questi allevatori come allevatori custodi. Valcanali vive? È così? Con questi progetti Valcanali continua a vivere? Sostanzialmente questo progetto, come altri progetti, sì, rientrano in un progetto più ampio di valorizzazione della Valcanali e di tutela della biodiversità presente appunto in questi ambienti. In Valcanali, oltre a questo progetto di conservazione della razza Lamon, il parco ha avviato altri progetti per la conservazione della biodiversità e tra questi anche una riqualificazione dello specchio lacustre della Ghetto Vesper. Che sta qui sotto, che no? Sta qui sotto, e in questo ambito è presente anche il gambero di fiume, che è un crostaceo che ha uno stato di conservazione precario, in quanto in confronto a 30-40 anni fa le popolazioni di questo animale sono andate veramente calando in modo importante. Sa Pier Giovanni che io conoscevo i fagioli di Lamon, però la pecora di Lamon andiamo a vederla adesso. Andiamo a vederla adesso. Andiamo su. Questa è la famosa pecora di Lamon, Gian Battista? Sì, questa è la... Cosa ha di particolare questa pecora? Ma come la vedi, vedi che ha delle macchie sulla testa, sì, e poi delle macchie anche sulle zampe. Quindi da lì si riconosce naturalmente di pecora. Ma quando le hanno chiesto di venire qua a fare il pastore, tra virgolette, cosa ha detto? Beh, oh! Perché lei si intende... Ho provato a vedere se sono capace. Perché lei si intende poi anche di mucche, no? È sì, un sì, allevatore, sì. Per sì, cui... Sì, sì. Da questo punto di vista, allora, sono 9 pecore. 9. 9, 2 agnellini. Due agnellini. C'è qualcuno che l'aiuta? Vabbè, si porta dietro qualcuno qualche volta? Qualche volta sì, i figli quando bisogna spostarle. Volevo arrivare lì. C'è qualche figlio che si porta dietro poi ogni tanto? No, ogni tanto lo prendo dietro perché se no devono imparare anche loro. Devono imparare, certo. Ma la lana ha un valore particolare, Gian Battista? Ma questa pecora qua è una lana particolare, perché è una lana fine e facile da lavorare. Quindi quando si tosa le pecore, il parco la manda a Biella. Ah, addirittura. La lavano e la sistemano. Non ce ne sono tante poi di queste pecore? No. Questo progetto è partito con il parco perché è una pecora in via di estinzione. Noi qua facciamo delle attività con le scuole, sì, con le prove di tosatura, poi gli spieghiamo il tipo di lana che ha la pecora. Sempre così aria, così vento, tira vento qui a Fiera di Primiero? Ma sai, si dice che quando c'è vento rimane il sole, quindi ben venga l'aria e ben venga il vento. Assolutamente, anche perché noi oggi abbiamo trovato una giornata stupenda e soprattutto abbiamo scoperto quest'angolo. Questo è il centro storico, no? Questo è proprio il cuore di Fiera di Primiero. Fiera di Primiero che è il centro economico e commerciale di tutta quanta la valle, lo era in passato e si può dire lo è anche oggi. Fiera si chiama così tra l'altro perché qua un tempo si tenevano mercati e
fiere, da questo quindi ne deriva il nome. Il nome naturalmente, esatto, viene da questa, da questo momento che è parte integrante ancora oggi, il commercio, il turismo. Il turismo, sicuramente, turismo, in primis, no? Il turismo per noi. E Fiera, ti dirò che nasce nel 1400 e dove ci troviamo noi è proprio l'angolo che testimonia la presenza dell'epoca mineraria a Primiero, proprio quella del XV secolo, quando i minatori provenienti dalla Germania, dall'Austria, insomma dal Tirolo, venivano qua per estrarre rame, argento e ferro. Quindi Fiera e tutta quanta la Valle del Primiero hanno vissuto un periodo davvero ricco. Questo palazzo nobile racconta quella storia, questo, giusto? Questo è proprio una testimonianza dell'epoca, è il Palazzo delle Miniere, detto anche Palazzo del Dazio. Mentre quella che vediamo qui alla nostra destra è un vero e proprio gioiello di arte gotica, sì, perché è la chiesa arcipretale dell'Assunta. Poi abbiamo visto anche all'interno, ci sono delle opere stupende che dicono la ricchezza anche di Fiera di Primiero a quel tempo, ancora oggi l'abbiamo detto per il turismo, ma anche a quel tempo. La ricchezza appunto consisteva nell'epoca mineraria, a quel tempo, tra l'altro ti dirò che all'interno della chiesa negli anni 90 hanno fatto dei lavori di ristrutturazione e hanno trovato delle fondamenta di altri edifici risalenti al V-VI secolo d.C. Questo ci fa pensare che già prima quindi dei minatori, sì, ci fosse vita, ci fosse una comunità stabile che viveva qui in Primiero. Questo è il cuore, no? Questo è il cuore di Fiera, ovviamente attorno a Fiera, a Corolla, tanti altri borghi tutti da scoprire, Tonadico, Siror, Transacqua, Mezzano, uno dei borghi più belli d'Italia, e di Mer. A pochi chilometri da qua troviamo San Martino di Castrozza. Siamo all'inizio dell'estate, qui arriva un sacco di persone, abbiamo detto turisti, ma l'inverno tutto il tempo dell'anno. Sì, sicuramente sì, noi siamo un territorio nel Trentino orientale che si presta molto alla vacanza d'inverno per quanto riguarda ovviamente il mondo dello sci e anche di oltre lo sci, con le varie ciaspolate, le escursioni con le racchette di Nordic Walking, eccetera. E in estate ovviamente bike, trekking, downhill, il canyoning, la running sono appunto alcune delle tante attività che si possono praticare in Primiero e a San Martino di Castrozza. All'inizio ho detto che questo è un paradiso. Diciamo proprio di sì, è un paradiso non perché ci vivo, ma perché lo è davvero. Lo è davvero. Lo è davvero. Tra l'altro abbiamo una natura rigogliosa e questa anche grazie alla presenza del Parco Naturale di Paneveggio Palle di San Martino e anche grazie a una politica molto attenta all'ambiente e al rispetto dell'ambiente, che si traduce in tre parole: Green, Way, Primiero, natura come modo di essere. Ecco quindi che bici elettriche, auto elettriche, bike sharing, impianti di risalita che funzionano ad energia rinnovabile sono gli elementi che hanno fatto sì che Legambiente dichiarasse il nostro territorio 100% rinnovabile. Quindi una grande amore e attenzione nei confronti dell'ambiente. Un bel risultato, perché dice poi di tutte le persone che arrivano qui e se ne innamorano, naturalmente. Non solo delle pareti di San Martino, del gruppo San Martino di Castrozza e quant'altro, no? Di tutti i borghi del Primiero, che sono davvero delle piccole chicche da scoprire. Davvero ognuno con le sue caratteristiche, le sue peculiarità, tutti diversi uno dall'altro. Certo che ci speravate di entrare nei borghi più belli d'Italia, ci contavate, perché questo è, Mezzano è un borgo veramente stupendo. Ma è stata una decisione quasi presa per caso, perché abbiamo visto la corrispondenza delle esigenze dei borghi più belli d'Italia con quelle che erano quelle del nostro territorio, in effetti. Sposavano tantissimi particolari e siamo riusciti a costruire, credo, una cosa assolutamente interessante, fatta di piccole cosette che messe insieme però creano una grande cosa. Sfruttando quello che c'è, ma dandogli una sorta di originalità, di progettualità, possiamo dire così, Ivano? Senz'altro, la filosofia nostra è quella innanzitutto di non vendere quello che non abbiamo, perché troppo abituati a vedere di queste cose, no? Quindi siamo riusciti a coltivare, soprattutto a riscoprire quello che è stato il passato nostro contadino e agricolo,
rivisitandolo e soprattutto conoscendolo, perché tante cose le abbiamo conosciute noi stesse analizzando con dovizia di particolari il nostro territorio. Quindi una sorta di percorsi legati naturalmente alle risorse del legno, per dire, sì, in avanti. Non soltanto del legno, ma sì, dell'acqua, della pietra, di tantissime materie prime che naturalmente la nostra valle tutta, non solo Mezzano, ci mette, Dio volendo, a disposizione. Da questo punto di vista come ci siete arrivati? Quali sono state le cose che avete dovuto superare, tra virgolette? Diciamo che la cosa che poteva essere definitiva in maniera negativa per il paese, la circonvallazione, è diventata il valore aggiunto. Tagliarci fuori voleva dire morire o vivere. Il vivere è stato significato dalla riscoperta, come detto prima, di queste primizie che Mezzano può vantare di far vedere: acque, disegni e pitture, meglio, scritte, orti e architetture. E poi si è aggiunto, grande colpo di fortuna dell'entrata dei borghi, che ci ha costretto a migliorare altre cose anche dal punto di vista infrastrutturale. Abbiamo fatto un'area camper, una nuova ciclabile, moltissime cose all'interno del paese che vedrete sicuramente, ma inventandoci anche due eventi, uno che dura lo spazio di un anno ed è Cataste Cansei, il modo artistico di rivisitare l'accatastamento della legna, quella che ognuno di noi fa. Perché già voi artisti in Trentino lo siete, dell'accatastamento della legna, voi vi siete superati. Diciamo che gli artisti hanno superato gli artisti di ogni giorno. Certo. È interessante questo fatto qua, perché praticamente a costo zero abbiamo 32 installazioni, ognuna diversa dall'altra, molto particolari, e senza peccare di falsa modestia, diciamo che dal 2010, se prima turisti non se ne vedevano nel paese, adesso cominciano veramente a girare per questo, per quelle cose che dicevamo prima, e anche per questa Mezzano romantica, questa serie di eventi estivi che ci permettono di creare, con una Music Academy International di New York, una trentina di concerti, 8 appuntamenti teatrali, un via vai di musicisti per il paese di Mezzano, ma dell'intera vallata, perché è proprio il Trentino Festival di Mezzano romantica. Questo. Da questo punto di vista credo che gli abitanti si sono innamorati di quelle che sono state le vostre proposte e adesso piano piano sono entrati in quest'ottica. Allora, perché forse all'inizio è sempre difficile riuscire a portare qualcosa, tra virgolette, di nuovo, diciamo, farsi contaminare, come usiamo dire. L'innamoramento è sempre una parola un po' sbizzita, sì, da questo punto di vista qua. Esistono come sempre le due categorie: quello che non vorrebbe aprirsi e colui che vorrebbe che il mondo venisse a conoscere queste cose. Allora abbiamo gli atteggiamenti di conseguenza. Quello che suona se c'è la comitiva di turisti che ti attraversa la strada e magari ti tira giù il finestrino con mille improperi, e quello che invece spalanca le porte, ti offre il caffè, fa l'orto bello, fa i gerani ai balconi, eccetera, eccetera. Che non potevamo, direttore, andarcene senza aver visto uno dei luoghi dove nasce il Trentingrana. Questo è un caseificio sociale in quale convergono diversi soci, no? In quanti soci ci sono qui che pongono qua? Ma allora, noi abbiamo qua associati 68 persone, 68 famiglie alla fine, perché di questo si tratta nel lavoro dell'agricoltore. E di questi 20 sono dei soci che vengono da noi soltanto nel periodo estivo, per le maghe, per gli alpeggi. Certo. Qualcuno l'abbiamo visto, noi siamo arrivati un po' tardi rispetto alla vostra alzataccia, siamo arrivati che mancava qualche minuto alle 8, però li abbiamo visti arrivare. Qui naturalmente arriva il latte che viene prodotto qui, e tanto, quanto latte viene conferito qui? Allora, noi lavoriamo in un anno circa 50.000 quintali di latte.
e la cosa assolutamente fondamentale è che il latte è tutto prodotto nel nostro territorio, quindi è tutto latte dei nostri soci, e questo dà anche poi la caratterizzazione a quelli che sono i nostri formaggi. Certo, ma anche il primiero che può essere fresco, stagionato, o anche appunto nel periodo estivo il primiero con il latte di malga. È un formaggio molto importante e che ben rappresenta il nostro territorio, che ben rappresenta anche l'importanza delle malghe. Non possiamo dimenticare naturalmente la Tosela, che è il formaggio di questa zona, possiamo dire così? Il formaggio più conosciuto della nostra zona, sicuramente. Che cosa ha di particolare? Come viene lavorato? Grosso modo, allora, la lavorazione è classica. La particolarità della Tosela è che è un formaggio fresco. Per la verità, più che un formaggio, è quasi una cagliata. Non viene salata, e nella sua preparazione classica, cioè nella padella con il burro, mantiene la fetta, non si scioglie, e nonostante appunto il fatto che sia cucinato, mantiene questo aroma di latte, questo gusto dolce, e quindi questa è la sua peculiarità. Prodotto tra virgolette povero, cioè legato molto alla tradizione popolare, sì. È diventato un prodotto che oggi parla di questa valle, dei suoi gusti, sì. Soprattutto della fatica anche delle sue persone, perché come lo ricordava, tante famiglie oggi hanno piccole stalle. Sì, la nostra realtà nel primiero è ancora contraddistinta da un buon equilibrio tra quello che è l'azienda e il terreno che l'azienda lavora. Questo anche è molto importante perché garantisce il mantenimento del territorio, no? Quindi anche da questo poi nasce la qualità del prodotto, che non deve essere solo la qualità nel senso della sua bontà, della sua salubrità, ma oggi deve anche garantire la salvaguardia di un territorio. Io so però che vi siete spinti anche in là, perché nel senso avete, per così dire, iniziato una bella avventura anche per quanto riguarda l'e-commerce, dico bene? Sì, infatti abbiamo visto che questo è un settore che sta crescendo continuamente, e i nostri clienti, i turisti, ci chiedevano, dopo aver fatto la spesa da noi, dopo essere tornati a casa, ci chiedevano di poter avere i prodotti. Anche perché qui arrivano persone che vengono anche da lontano per l'Italia, sì, che apprezzano, infatti, queste montagne, questi luoghi. E allora abbiamo pensato di mettere in piedi questo sito di e-commerce proprio per dare la possibilità di avere i nostri prodotti un po' in questo momento in tutta Italia. Adesso ho capito perché l'amico Walter voleva che chiudessimo la trasmissione di Paese qui, perché oggi abbiamo parlato, io ho usato molto il termine, cara Silvia, paradiso, ma questo è proprio un paradiso, no? L'ecomuseo del Vanoi. Esatto. Siamo qui a Ponte Stel, sul sentiero etnografico del Vanoi, all'interno dell'ecomuseo del Vanoi e del parco naturale Paneveggio Pali di San Martino. Qui naturalmente alle spalle abbiamo uno delle attrazioni, il termine non è proprio bellissimo, però è così di fatto, no? Esatto, è il fiore all'occhiello del sentiero etnografico, è proprio la segheria di Valzanca.
vari temi che vengono coniugati all'interno di un luogo come questo che è incantevole, perché penso che il primo sia l'acqua, ma non solo. Esatto, iniziamo dall'acqua che è uno dei temi principali, infatti la Valle del Vanoi è ricca d'acqua, di corsi d'acqua, di laghi in alta quota, di ruscelli, ma anche di fontane nei nostri paesi, e quindi l'acqua è il tema fondamentale. Ma poi anche per le macchine ad acqua come queste abbiamo, oltre alla segheria, anche un mulino che è stato ricostruito ed è in funzione tutte le domeniche d'estate. Quindi si parte naturalmente dal paese, dal luogo in cui è possibile prendere visione di che cosa vuol dire l'ecomuseo, no? E voi lì naturalmente a chi arriva date documentazione, spiegate, fate conoscere insomma le tante proposte. E quelle, quante sono? 7 tematiche? Esatto, sono 7 tematiche. Noi accogliamo i visitatori a Canal San Bovo, in paese dove abbiamo la sede e punto informativo che è la casa dell'ecomuseo, oppure anche in paese a Cauria, la casa del sentiero etnografico. Diamo tutte le mappe dei percorsi e le informazioni per visitare i siti sul territorio. Le tematiche appunto sono 7, oltre all'acqua abbiamo anche la pietra, l'erba, la mobilità, il legno, il sacro e la pietra. Io ho visto qui una presenza. La guerra! Infatti, stavo dicendoti, io ho visto qui una presenza che mi ricorda una canzone. Io amo le canzoni di montagna, degli alpini. Ho visto il famoso Monte Cauriol. Esatto, il Monte Cauriol si vede sullo sfondo nel paese di Cauria, è stato teatro di battaglie proprio 100 anni fa. Quest'anno, il 27 di agosto, ricorre proprio il centenario della presa del Monte Cauriol. Prima guerra mondiale. Certo. 15-18. Sì. Ci sono varie possibilità, soprattutto c'è un ambiente incredibile, perché questa, mi dicevi prima salendo, qui sì, noi siamo arrivati, tu sei attrezzato, io sono arrivato con le scarpe di città, perché ci ha portato il mezzo naturalmente, ma il bello è arrivarci a piedi, guardarci attorno, respirare l'aria di questa foresta. Qui, come dicevo, siamo sul sentiero etnografico del Vanoi, è un insieme di percorsi che partono dal paese di Cauria, si passa per la segheria di Valzanca e poi si arriva ai Pradi de Tognola, che è un sito in quota sulla Fienagione, un villaggio rustico dove si possono conoscere le attività che venivano praticate fino a una cinquantina di anni fa dalle popolazioni locali. Il sentiero termina a Malga Miesnotta di sopra, quindi a quota 1800 metri, dove ci sono gli alpeggi del Vanoi. Alle mie spalle la segheria è un esempio di macchina idraulica, è una segheria alla veneziana e che sfrutta l'acqua del torrente Valzanca che scende dietro di noi e per trasformarla in energia, energia pulita, energia sostenibile e quindi rinnovabile. La segheria è stata ricostruita a scopo didattico e dimostrativo alcuni anni fa, nel 2001 è stata inaugurata. E qui le scolaresche e i vari gruppi in visita possono conoscere il funzionamento. Vediamo 3 fasi della lavorazione, la lama intestatrice che taglia le teste dei tronchi di abete rosso, poi la sega che taglia il tronco in assi e la circolare che le rifila da ambo i lati per avere una tavola come prodotto finito che poi viene riutilizzata dall'ente parco negli allestimenti e nelle opere di manutenzione del territorio, dai manti di copertura alle mostre, ai ponti che ci sono sui percorsi. Ci siamo avvicinati, cara Silvia, ancora di più al cielo prima di salutarci, perché merita questo luogo bellissimo che voi avete recuperato, no? Gli avete ridato vita, ma soprattutto lo usate per chi viene qui a visitarlo, no? Siamo sui Pradi de Tognola. È uno dei centri visita del sentiero etnografico, siamo sull'anello dei Pradi e qui, oltre a visitare queste strutture che sono state mantenute come erano originariamente, il visitatore può anche fermarsi, soggiornare. Infatti un paio, una casera e un tabià, quindi un paio di baite, sono state ristrutturate per l'ospitalità. Quasi mi fermerei qui, che non posso perché sono in compagnia di Fabrizio e di Enzo, ma do appuntamento naturalmente agli amici. Dovete assolutamente informarvi, venire qui. Ci sono scorci e luoghi adatti per ciascuno.
Vi aspettiamo nella Valle del Vanoi. Se volete visitare il nostro sito è www.ecomuseo.vanoi.it. Alla prossima!